da tanto che ribadisce sul servizio civile. È una proposta della Lega da tempo per aiutare i nostri ragazzi, per favorire l'integrazione, per educare al sacrificio, alla convivenza, ai doveri insieme ai diritti, reintrodurre 8 mesi servizio militare civile obbligatorio su base regionali con nozioni di pronto soccorso e protezione civile. Aiuterebbe tantissimi nostri ragazzi e tantissime nostre ragazze. Preferisco parlare e lavorare per reintrodurre il servizio militare, come stanno facendo altri paesi europei, piuttosto che parlare di legalizzare le droghe. Senta, oggi sarà a Firenze, si annunciano già delle proteste da parte degli antagonisti, come risponde? Io sono in un paese tranquillo, pacifico, dove la convivenza è civile, dove i clandestini vengono espulsi e vengono rispettati gli immigrati regolari per bene, che sono tanti. Senta, venendo alla questione di politica nazionale, lei è d'accordo con me assolutamente sì, ma chi vota Lega non sceglie l'inciuccio, sceglie la chiarezza, quindi o vince il centrodestra con la Lega e portiamo avanti per 10 anni la nostra idea d'Italia oppure non vince nessuno. Subito al voto senza... Assolutamente sì, non esistono governi tecnici, minestroni o minestroni. Neanche per fare la legge elettorale? No. Presidente, questi ammiccamenti di Renzi a Forza Italia sull'immigrazione, l'ultimo è stato chiedere a Forza Italia di lavorare insieme sul PD. Renzi ha governato, PD sta governando da 6 anni, io no, quindi non vedo l'ora di andare al governo per risolvere i problemi, parlare poco e lavorare tanto. A proposito di inciuccio, la Meloni insiste che lei e Berlusconi andiate il 18 alla manifestazione, lei cosa dice? Tutti i candidati della Lega hanno firmato un impegno a non tradire e quindi io il 18 sono a Milano in Lombardia, quindi chiunque voglia venire a Milano in Lombardia è benvenuto. Quindi non serve andare, cioè serve se... Il nostro impegno i nostri hanno già firmato. Berlusconi non ha firmato questo accordo invece? Scusa? Berlusconi, questo accordo anti-inciuccio che avrebbe anche la Meloni non l'ha firmato? No, ma la parola ha detto che non è disponibile nessun tipo di governo come questo altro, quindi stiamo parlando del nulla. Senta, sull'immigrazione, ieri ha detto, Renzi ha detto che bisogna cambiare Dublino e ha invitato anche gli altri a farlo. Sì, però Renzi sta governando da anni e quindi è il governo che deve cambiare queste regole anche in sede europea e quindi lo farò. Quando arriverò al governo fra un mese, invece di dirlo, lo farò. La differenza è fra il dire e il fare. Senta, segretario, oggi va allo stabilimento di Amazon, sì. Ci spiega un po' cosa fare? Eh no, se no incontro i giornalisti ad Amazon alle 3 e quindi mi sembra scorretto nei confronti dei giornalisti che vengono ad Amazon. A proposito del Rai internazionale, proprio quindi non c'è l'interesse, non è un attimo maestro perché alimenta la rabbia. Non rispondo agli insulti, lavoro per risolvere i problemi. Espellere i clandestini è vitale per garantire la sicurezza in Italia. Aggiungo una riflessione, anche controllare tutte le presenze islamiche, abusive o organizzate, è altrettanto vitale perché io ho più di un dubbio sul fatto che l'interpretazione letterale dell'Islam e del Corano sia compatibile con la nostra libertà, con i nostri valori, con i nostri diritti.